Tornano quest'anno gli Erasmus Day, 13, 14, 15 ottobre, festeggiamo il programma Erasmus. Quest'anno davvero una grande, grandissima festa perché il programma compie 35 anni, dal 1987 ad oggi, partendo da poche migliaia di studenti universitari che allora intrapresero questo viaggio per studiare in altri paesi, adesso milioni di persone che fanno mobilità per apprendere, per lavorare, per fare formazione. Quindi davvero festeggiamo questo programma, un programma che dà sempre più opportunità a tantissimi, un programma che guarda al mondo della scuola, dell'università, dell'alta formazione, della gioventù e dello sport, un programma che è sempre più legato alle politiche dell'Unione Europea e quindi un programma che guarda all'inclusione sociale, dando opportunità di partecipazione anche a coloro che hanno meno opportunità, che partono da situazioni di svantaggio di ogni tipo. Poi un programma sempre più sostenibile, più verde, con dei contributi a chi farà un viaggio di mobilità in maniera alternativa, quindi utilizzando mezzi di trasporto più verdi. Un programma che guarda all'innovazione digitale, che quindi utilizza il digitale per connettersi, per fare rete, per stare insieme e lavorare. E infine un programma che sempre più ribadisce l'importanza della partecipazione, del coinvolgimento, della democrazia, del senso di appartenenza all'Europa e quindi davvero un programma che ha dato un contributo enorme e concreto alla cittadinanza europea. Nel nostro paese centinaia e centinaia di eventi dal nord al sud, alle isole, alle piccole isole, alle realtà più remote, in questo momento stanno festeggiando Erasmus, università, scuole, uffici scolastici regionali, regioni, comuni, tutti soggetti che in questo momento rendano davvero, fanno festa, rendono gloria a questo programma che, ripetiamolo, quest'anno compie 35 anni. 35 candeline per una Europa vera e un'Europa di cittadinanza. Buongiorno a tutti, è con piacere che do l'avvio a questa presentazione di Erasmus Day. Siamo dal liceo Veronica Gambara di Brescia, siamo scuola capofila di un consorzio Erasmus accreditato fino al 2027 con obiettivo principale, obiettivo di inclusione. L'esperienza degli Erasmus Day serve per condividere queste esperienze di mobilità, quindi vedremo interventi subito a seguire delle professoresse che sono qui accanto a me, professoressa Franceschini, professoressa Vacchelli, e l'intervento di studentesse che hanno avuto nell'anno scolastico 2021-22 esperienze di mobilità lunga in Germania. Ringraziamo l'Agenzia Nazionale per questa opportunità a cui siamo lieti di partecipare. Buon ascolto. Benvenute e benvenuti al nostro Erasmus Day 14 ottobre 2022, Liceo Veronica Gambara di Brescia. Il nostro istituto è capofila di un consorzio costituito da altre 7 scuole del Bresciano: il Liceo Leonardo, il Liceo De André, l'Istituto Abba Ballini, l'Istituto Beretta di Cardone Valtrompia, l'Istituto Comprensivo di Castrezzato, di Calcinato e di Borgo Satollo. L'obiettivo del nostro consorzio rientra perfettamente nelle priorità accennate poco fa dalla dottoressa Sara Pagliai e dalla nostra dirigente, professoressa Patrizia Schiffo, in quanto l'inclusione, vedremo poi dal sito che abbiamo realizzato, è l'obiettivo numero uno, comunicazione inclusiva. La mediazione, che è anche titolo del nostro consorzio, è l'obiettivo 5, seguito dall'obiettivo della competenza culturale in ambito artistico e musicale, che è esattamente il focus del nostro Erasmus Day. Difatti, il nostro istituto ospita anche un liceo musicale che ha realizzato in più occasioni progetti di mobilità. L'Erasmus Lead che ascolterete è stato proprio composto al termine di un Erasmus K2 nel giugno 2019.
Mentre le mobilità che si sono svolte quest'anno, una in particolare del liceo musicale per quanto riguarda la musicoterapia, si è realizzata a Stoccarda al Königin Katharina Stift, ha declinato la musica come occasione sia di inclusione che di crescita che di appunto terapia, di benessere, altro grande obiettivo, altra grande priorità dell'Unione Europea. Vi illustrerò quindi brevemente, come appunto coordinatrice del consorzio, il sito che è stato realizzato e che raccoglie tutte le testimonianze, la documentazione relativa al nostro consorzio. Quindi, questa è la home page. Nella pagina Istituto Capofila trovate la descrizione del nostro istituto, quindi vi racconterà poi la professoressa Franceschini, che è coordinatrice del liceo musicale, quali segreti si nascondono in questa pagina. Il progetto, la pagina del progetto racconta i 10 obiettivi e la composizione del consorzio. Mobilità studenti, qui trovate due mobilità che saranno poi descritte dalle nostre studentesse Beatrice Dorici e Rebecca Faini, che si sono recate per mobilità lunga rispettivamente a Monaco e a Stoccarda, mobilità di circa 6 mesi. Trovate la mobilità di Stoccarda che vi sarà presentata dalla professoressa Franceschini in merito appunto alla musicoterapia, la mobilità di Tabor che si è conclusa la settimana scorsa, Tabor, Repubblica Ceca, la mobilità studentesca a Barcellonette, anche questa molto recente, di qualche settimana fa in Francia, avrà un evento di disseminazione nel mese di novembre. La mobilità di Rodez in Francia ha invece avuto il suo evento di disseminazione, che appunto trova anche di cui trovate registrazione sul sito. Ecco, queste sono le 3 studentesse, erano di quinta e quindi sono già partite per altri lidi, ma qui le potete conoscere e potete ascoltare la loro testimonianza. Anche la mobilità a San Mateo si è conclusa da poco, siamo ancora in Spagna, qui trovate alcune delle fotografie che illustrano il cuore delle attività, ma ci sarà a breve appunto una disseminazione. Abbiamo anche realizzato nel mese di aprile-maggio la mobilità a Belfort, siamo sempre in Francia. E alla fine di questa pagina di documentazione trovate anche il nostro vademecum, cioè quello strumento che noi mettiamo a disposizione proprio per aiutare, supportare chi magari vuole candidarsi, vuole cimentarsi con un progetto europeo. Ecco, queste sono le indicazioni, le linee guida per riuscire a nostro avviso, condurre in sicurezza e efficacemente ogni passaggio della mobilità. Alla pagina mobilità staff troviamo allo stesso modo un vademecum per lo staff, che ovviamente sapete può essere costituito sia da docenti che da dirigenti e da personale ATA, quindi anche in questo caso una declinazione di tutti gli impegni e di tutta la documentazione che deve essere prodotta, il rapporto narrativo, il final document, soprattutto la disseminazione che trovate appunto documentata in questo sito. Il primo teaching assignments descritto è Tabor, quindi avete sentito poco fa mobilità studentesca. Questa invece è una mobilità di una professoressa, la professoressa Silvia Candrina, che ha appunto svolto insegnamento in lingua inglese in questo istituto. Proseguendo, troviamo la esperienza di teaching assignments di alcune insegnanti dell'Istituto Beretta, che hanno realizzato sia teaching assignments in inglese che job shadowing in inglese.
hanno potuto confrontarsi con una realtà sotto la guida della dottoressa Cristina Monti, che ha portato grandi opportunità anche in termini di PCTO al nostro consorzio. Le scuole asofisiali, infatti, sono scuole per adulti. Quindi c'è stato da un lato il confronto con un sistema scolastico diverso, dall'altro un arricchimento, una sollecitazione per riuscire a importare questa freschezza, questa novità caratterizzata dalla mediazione, la cifra della mediazione, anche nel nostro paese. La dottoressa Monti è stata infatti invitata da noi per un evento, una giornata di studio il 7 marzo, dedicata proprio alla mediazione linguistica e al CLIL. Innova Menti, con la partecipazione anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con il progetto appunto Innova Menti, coordinato dalla dottoressa Fulvia Mazza. E durante questa giornata di studio, Cristina, di cui trovate registrazione, ci ha proprio fatto capire che non esiste una seconda, una terza lingua, lei ne conosce cinque, ma esiste una lingua che è il plurilinguismo e che è la capacità di mediare empaticamente con le persone che agiscono e interagiscono con noi. Tornando alle mobilità staff, sono state realizzate anche a Belfort e a Rodese. A Rodese, ad esempio, da una professoressa, Paola Bellandi, che ha portato invece la sua competenza, il suo know-how in termini di inclusione. Lei infatti è una delle referenti per l'inclusione nel nostro contesto scolastico bresciano e ha potuto appunto confrontarsi con realtà, quelle europee, che non sempre hanno a disposizione delle buone pratiche. Come sapete, in molti istituti europei ci sono scuole speciali. Ci sono dei tentativi di inclusione, ma diciamo che il nostro paese ha una legislazione e una pratica molto profonda in merito alla didattica speciale e alla didattica inclusiva. Proseguendo, il nostro consorzio ha potuto offrire anche dei corsi, un corso ad Amsterdam, ad esempio, che ha frequentato la professoressa Sara Meraviglia, che era dedicato al digital turn, quindi il riuscire a impattare in termini digitali nella propria organizzazione scolastica. Ecco, queste sono alcune fotografie che la professoressa ci ha condiviso e qui trovate la registrazione della sua esperienza. Quindi abbiamo altri due eventi di disseminazione rispetto a progetti che rientrano nel nostro obiettivo, in questo caso l'obiettivo 10, quello della memoria. Gretes Zeugnis è un libro che il liceo di Bad Bergzabern, con il quale abbiamo realizzato il nostro Erasmus, che sarà poi descritto dal professor Marco Cortinovis attraverso la composizione dell'Erasmus Lead. Ecco, il liceo di Bad Bergzabern ha effettuato una ricerca, nella fattispecie la dottoressa Eleonore Benkhaus era responsabile di questo bellissimo progetto, partendo dal ritrovamento di un diploma datato 1938 di una studentessa ebrea. Gli studenti, guidati anche da artisti e da una scrittrice, hanno elaborato un testo in scrittura collettiva che ha vinto diversi premi e che è stato presentato al nostro consorzio appunto in un evento di cui trovate qui registrazione. Ci occupiamo naturalmente anche di formazione, essendo il Liceo Gambara anche capofila, polo scolastico per la formazione nell'ambito 6 Lombardia, costituito da 51 istituti, offre ogni anno diverse opportunità formative, sia in termini di arte, ad esempio
doveroso ricordare il fatto che Brescia e Bergamo saranno capitali della cultura nel 2023, ma anche un'attenzione alla sostenibilità, un'attenzione alla progettazione europea, alle competenze digitali, all'interazione della didattica con la tecnologia. Ecco, le formazioni sono per lo più state erogate online e sono stati anche realizzati diversi progetti in e-twinning, quindi diverse delle nostre scuole hanno contattato istituti nell'Unione Europea e hanno creato così prodromi di future anche mobilità, si spera, reali e non solo virtuali. Ecco, questa è la pagina del nostro Erasmus Day, quindi Erasmus in musica, che si arricchirà naturalmente anche della registrazione di quest'oggi. Ecco, naturalmente anche social network, questa è ad esempio la pagina di del liceo di Belfort. Mobilità in programma, ne abbiamo due studentesche in partenza, quindi una mobilità studentesca a Monaco di Baviera, Dachau, in visita del campo di concentramento e anche con una visita naturalmente della città, ospiti del liceo Leonardo da Vinci di Monaco, e una esperienza di mobilità a Cadice presso l'Istituto Cornelio Balbo su un progetto di archeologia subacquea. Questo istituto accreditato come il nostro fino al 2027, che abbiamo conosciuto durante la mobilità a Monaco all'Obermenziger Gymnasium, di cui vi parlerà poi Beatrice Dorici. Ecco, questo liceo a Cadice porta i ragazzi sia a livello virtuale con un meraviglioso sito di archeologia marina, sia proprio in senso fisico, porta gli alunni a toccare con mano cosa può significare la ricerca archeologica, la ricerca storica. Quindi saremo ben lieti di approfondire questi due diversi aspetti storici, cioè un doveroso omaggio alla memoria e uno sguardo al passato attraverso l'archeologia. Il nostro istituto, Liceo Veronica Gambara, ha ospitato in quest'anno altre nazioni, sempre con la cifra musicale. Questa è la scuola di Madrid, rappresentata da insegnanti simpaticissimi che trovate qui rappresentati, che ci hanno onorato veramente della loro presenza, della loro competenza, accolti dai nostri docenti, anche in termini di visita alla nostra città. Qui trovate ad esempio un gruppo nella nostra piazza loggia e qui trovate le due docenti che visitano la Domus, che quindi il mosaico che è contenuto nella nostra scuola, nel piano inferiore nella nostra scuola. Ecco, questo è il forum, il Capitolium. Ecco, questi sono i bellissimi momenti di contatto sia con gli ospiti madrileni che con gli ospiti turchi. Quindi, che cosa dire? Ritornando alla nostra home page e ritornando al richiamo degli studenti che adesso vogliono raccontare, un grazie a tutti voi che ci state ascoltando, un grazie a tutti i docenti e agli studenti che hanno collaborato alla buona riuscita di queste mobilità e uno sguardo molto positivo al futuro, all'Europa e a quella forza che si sviluppa esponenzialmente quando i nostri studenti viaggiano e vediamo la luce nei loro occhi. Un grazie a tutti e alla prossima. Sono Claudia Franceschini, coordinatrice del Liceo Musicale Gambara. Una breve presentazione della storia del nostro liceo, che ha una lunga tradizione pedagogica e che ha sempre promosso
iniziative, strategie educative improntate all'apertura, all'arricchimento attraverso esperienze diverse, non solo nel territorio locale, ma anche in Italia e all'estero, sin dai tempi in cui il liceo musicale in particolare non era ordinamentale ma era sperimentale. Ci piace quindi ricordare tra queste esperienze che hanno caratterizzato l'identità del nostro liceo qual è oggi, viaggi studio, scambi, esperienze che hanno permesso agli studenti, particolarmente in Europa, di venire a contatto con diverse realtà educative e culturali, come conservatori o teatri o orchestre. A questo proposito, nella pagina relativa all'Istituto Capofila, quale siamo, potete vedere diversi video che raccontano un po' quella che è l'identità della scuola. Ecco qui, in particolare, a parte delle iniziative che riguardano, diciamo, l'attività didattica curricolare dell'anno scolastico, il video riguardante il viaggio studio a Varsavia nel 2017, che è stato uno dei viaggi studio, così chiamati, perché proprio di indirizzo sull'approfondimento in particolare dell'asse musicale, ma ovviamente aperto a tutte quelle che sono le competenze trasversali di crescita e di formazione per gli studenti. Su questo filone si sono poi naturalmente innescate quelle che sono le proposte dell'Erasmus Plus, e quindi l'arricchimento esperienziale degli studenti, soprattutto attraverso l'inclusione. E quindi, a partire in particolare dal 2019, abbiamo avuto accoglienza di varie esperienze che hanno prodotto, per esempio con il liceo di Warsaw Raiffeisen, e poi con la mobilità dei nostri studenti a Bad Bergzabern, nell'ambito della Willkommenskultur, l'Erasmus Lead, di cui poi vi parleranno i docenti referenti, la professoressa Perbellini, che ha curato questa esperienza nell'istituto, cioè al liceo Gambara, con gli studenti interni, e poi invece il professor Cortinovis, che ha accompagnato i nostri studenti a Bad Bergzabern. L'ultima esperienza del 2022 è stata quella della mobilità di gruppo a breve termine, nell'ambito di un progetto, diciamo così, in senso lato di musicoterapia, nel senso che il progetto Musica Aperta, che abbiamo portato a termine nel Gymnasium, Caterina Stift Gymnasium di Stoccarda, con due studentesse, Siana Recaldini e Beatrice Bettini, che poi interverranno direttamente in un breve video in cui parleranno loro stesse dell'esperienza, è stata un progetto basato principalmente sull'inclusione attraverso la musica, quindi nell'esperire come la musica possa, oltre che costruire competenze specifiche, ma andare oltre quelle che possono essere barriere linguistiche o barriere sociali o barriere anche rispetto alla capacità di agire relazioni. E quindi questo ultimo progetto ha permesso anche di instaurarsi di una serie di rapporti che ci auguriamo poi possano svilupparsi ancora nel futuro, rafforzarsi e aprire a nuove esperienze. Dal 3 al 14 aprile io e Sianna siamo state a Stoccarda in Germania grazie ad un progetto Erasmus che ci ha dato la possibilità di trascorrere 10 giorni all'estero. Abbiamo ideato un percorso didattico che abbiamo presentato a gennaio durante un colloquio con la commissione preposta. Il nostro progetto, intitolato Musica Aperta, aveva come obiettivo principale quello di includere tutti i partecipanti attraverso il linguaggio musicale.
Abbiamo per questo selezionato una serie di brani provenienti dal repertorio europeo ed extraeuropeo che si potevano eseguire con la voce e con la body percussion, che sono quindi strumenti che abbiamo tutti a disposizione. Per partecipare alle lezioni non è necessario avere conoscenze o competenze specifiche in ambito musicale, perché le attività sono state impostate in modo tale da partire da un livello semplice, che fosse accessibile a tutti, e di complicare le richieste man mano, così da permettere a chiunque di comprenderne la realizzazione. Durante i 10 giorni trascorsi a Stoccarda abbiamo il centro di lezioni nel Königin Katharina Stift Gymnasium, una scuola che ospita classi dalla quinta, corrispondente alla quinta elementare in Italia, alla dodicesima, corrispondente alla quarta superiore in Italia. Il Königin Katharina Stift Gymnasium nasce nel 1818 come collegio femminile sotto richiesta della giovane regina del Wittenberg, Caterina. Il primo rettore della scuola fu il consigliere educativo della regina Carla August Christoph Friedrich Zoller. Zoller propose di aprire questa scuola non solo per le figlie di famiglie benestanti di alto rango, ma anche per le figlie di famiglie meno abbienti. E nel 1874 fu annesso alla scuola un collegio con insegnanti di scuola superiore. Allora, oggi la scuola si dispone su 4 piani, quindi abbiamo la mensa, dove i bambini che non escono per pranzo, non tornano a casa, possono rimanere. Il piano terra, il primo piano, dove sono appunto presenti tutte le classi, l'aula degli insegnanti e la palestra. E il secondo piano, dove sono presenti laboratori, come quello di arte, classi dove è possibile studiare, gli armadietti dove gli alunni possono depositare il loro materiale e un'aula dove vengono organizzate delle attività per intrattenere i più piccoli durante le pause. La scuola inoltre ha un cortile dove appunto ragazzi e bambini possono trascorrere le pause tra una lezione e l'altra e da questo cortile si ha poi accesso all'aula di musica dove io e Sian abbiamo tenuto le lezioni. Abbiamo lavorato con un coro e 4 classi, rispettivamente una quinta, una nona, una decima e una dodicesima. Le lezioni si svolgevano in moduli da 90 minuti nel corso della mattinata e del pomeriggio dalle 8 alle 17, con una pausa pranzo dalle 12:30 alle 13. E con quasi tutte le classi abbiamo avuto l'opportunità di svolgere 2 moduli. La docente accompagnatrice, professoressa Claudia Franceschini, ha collaborato con noi sia nella programmazione delle attività che nel relazionarsi con i docenti e le docenti della scuola ospitante, con lo staff Erasmus e con gli studenti che hanno partecipato al progetto. Durante le attività, a seconda dei contesti, la professoressa partecipava attivamente per aiutarci a controllare come si stavano svolgendo le attività e di conseguenza aiutarci se ce n'era bisogno, questo soprattutto all'inizio. Poi, man mano, io e Beatrice abbiamo preso sempre più confidenza e quindi siamo riuscite poi a gestire anche le situazioni più critiche da sole. In occasione del primo incontro abbiamo utilizzato un gioco di body percussion per presentarci e conoscere i nomi dei partecipanti per poi introdurre il materiale selezionato. Nel secondo modulo invece abbiamo approfondito la conoscenza e la pratica dei brani. Abbiamo eseguito canzoni tratte dalla cultura popolare di vari luoghi del mondo, quindi Africa. Thank you.
Inghilterra. Il lunedì era il giorno dedicato alla programmazione delle attività e il sabato e la domenica, dato che non c'erano lezioni, abbiamo potuto visitare musei e attrazioni della città e dintorni. Abbiamo visitato la Schlossplatz, che è la piazza centrale di Stoccarda e anche la più ampia della città. È circondata da edifici risalenti al periodo in cui Stoccarda era città ducale. Al centro si trova un giardino, al centro del quale si erge la colonna del Giubileo e due fontane. Lungo il suo perimetro si trovano molte attrazioni della città, tutte a poca distanza le une dalle altre. Abbiamo visto anche la Markthalle, che è il famoso mercato coperto di Stoccarda, che si può visitare assieme anche agli altri negozi della Marketplatz. Al suo interno ci sono bancarelle e negozi di ogni tipo, dagli alimentari all'arredo per la casa. Siamo anche passate per Schillerplatz, che è la piazza dedicata a Friedrich Schiller. Attorno a questa piazza si trovano anche alcuni dei monumenti più rappresentativi della città. Abbiamo anche visitato la Stiftskirche. Al suo interno abbiamo avuto il privilegio di poter ascoltare un concerto. È stato eseguito da un coro di voci bianche e un'orchestra barocca, la Passione secondo Giovanni di Bach. Abbiamo anche assistito a un concerto all'interno della Liederhalle, che è stato molto importante dal punto di vista politico e dal punto di vista anche del ruolo che assumono gli artisti durante periodi di crisi. Sono stati eseguiti durante quel concerto musiche di un compositore ucraino, di un compositore tedesco, di un compositore russo, e per questo alla fine è stato un ottimo spunto per riflettere e pensare appunto al ruolo che l'arte può avere nella nostra società. La Königstrasse, cioè la via dello shopping, lungo la quale, oltre a negozi di vario genere, sono presenti i ristoranti e i luoghi dove è possibile acquistare street food. La Biblioteca Civica di Stoccarda, che contiene libri di autori e editori provenienti da tutto il mondo e libri di vario genere. La Staatsgalerie. La Hochschule, cioè il conservatorio, che ci è stato possibile visitare grazie a una ragazza che sta studiando organo a Stoccarda. Il Kunstmuseum, nel quale era esposta la mostra I Do If I Don't di uno scultore tedesco, Tobias Rehberger. E infine Esslingen, cioè un borgo medievale vicino a Stoccarda, nel quale siamo state accompagnate da un insegnante della scuola che abita lì. Vista la ricchezza di questa esperienza, abbiamo potuto sviluppare moltissime competenze e metterle in campo. Prima di tutto abbiamo dovuto organizzare lezioni e adattarci anche ai bisogni di una classe o dell'altra e quindi di cambiare, per esempio, i nostri programmi in base al livello delle classi e al loro riscontro. Abbiamo dovuto anche adattarci ai materiali che ci erano messi a disposizione dalla scuola ospitante, quindi abbiamo dovuto fare con quello che ci era fornito. In questo caso siamo state molto fortunate perché all'interno della scuola erano presenti numerosi strumenti musicali e quindi abbiamo dovuto anche selezionare quali strumenti usare in base al livello che la classe ci sembrava di avere. Questa esperienza è stata molto utile anche dal punto di vista relazionale, perché ci siamo dovute confrontare tra di noi, ma anche confrontare con docenti e studenti di una scuola estera, spesso anche in lingua straniera, e di conseguenza questa attività ci ha portato a dover sviluppare delle nostre idee, proporle e sostenerle, e anche ad accettare le idee degli altri e le proposte altrui. Anche dal punto di vista caratteriale, io e Beatrice ci siamo trovate molto bene perché abbiamo scoperto di essere molto complementari,
Quindi durante le lezioni, se una aveva un momento di debolezza o non riusciva a gestire una determinata situazione, l'altra era sempre pronta per dare una mano e sistemare le cose. Un'altra competenza che riteniamo di avere potenziato a Stoccarda è la comunicazione con adulti ragazzi che non parlavano l'italiano. All'inizio non ci risultava semplice spiegarci e comunicare in inglese, risultando difficoltoso far comprendere tutti ciò che intendevamo. E giorno per giorno però abbiamo imparato a selezionare termini più semplici con cui esprimerci. Riteniamo di aver raggiunto l'obiettivo del nostro progetto perché attraverso il linguaggio musicale siamo riusciti ad includere tutti i musicisti Ron, dando anche la possibilità ad ognuno di scegliere il ruolo che più lo faccia sentire a suo agio. Inoltre, riteniamo di aver incluso tutti perché nelle attività proposte nel corso del nostro progetto ogni individuo, quindi tutti, sono stati chiamati a intervenire, inventare e collaborare con gli altri. Abbiamo visto questa esperienza in modo positivo e siamo molto grati di aver avuto questa opportunità. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere il sistema scolastico tedesco e di avere un'idea di come sia dover gestire una classe e nel nostro caso insegnare a coloro che ne hanno fatto parte e comunicare con il linguaggio musicale. Salve a tutti e volevo descrivere com'è andata con il progetto delle ragazze che sono venute a fare il progetto da noi in musica. È stata una bella esperienza, abbiamo cantato delle canzoni, abbiamo imparato un po' a come controllare il ritmo delle canzoni. Hallo an Italien, an die Schule. Das Projekt fand ich sehr gut und war sehr spannend und unterhaltsam. Wir konnten viel interagieren und konnten viele Instrumente spielen. Und wir durften auch singen und es hat sehr Spaß gemacht. Thank you very much for the Erasmus project, and I thought it was really good. It was good organized, and everyone was involved, and we all had fun to do it. I also really enjoyed that project, and really thanks that you come to us to Germany and just chose our class to do that project. And well, I had very much fun to, sing along with the rhythm, and also a few of us played an instrument, and it was just really inspiring and cool. And thank you very much. Thank you very much. Mi sono piaciuto molto perché, like, it was a little bit different than other lessons. Like, we sang together and things like that. It was not boring and a little bit extraordinary and really fun. C'était très bien et c'était aussi amusant. Si. Si. C'était une différence pour les autres classes et Era molto bello perché ognuno poteva fare cosa gli piaceva. Mi è piaciuto perché dovevamo comunicare in differenti lingue. Mi è piaciuto perché era divertente. Mi è piaciuto because I can play the xylophone. Sono Alessandra Perbellini, sono docente di canto presso il liceo musicale Gambara e mi occupo del coro polifonico d'istituto. Il progetto Culture dell'accoglienza, che ha prodotto l'Erasmus Lead e la mobilità di Bad Bezabern, ha visto coinvolti gli allievi del coro polifonico e delle classi di canto e anche di alcune piccole formazioni strumentali. Abbiamo eseguito brani composti da allievi del triennio del liceo musicale che hanno appunto compreso diverse formazioni strumentali vocali e in particolar modo l'Erasmus Lead dell'ex allievo Matteo Lombardi che ha visto riuniti i solisti, il coro polifonico e alcuni strumenti. È stata questa un'esperienza particolarmente significativa per la tematica che è stata trattata, che ha sicuramente anticipato i percorsi dell'educazione civica, è una disciplina trasversale che è entrata a far parte del curriculum negli anni successivi, cioè nel 2019-2020, e anche per l'acquisizione e il consolidamento di nuove competenze musicali.
La possibilità di eseguire brani composti dai compagni ha rappresentato un'occasione per un confronto, e per un'opportunità, un approccio di collaborazione inter pares. Gli studenti compositori hanno potuto dare indicazioni in merito alle loro scelte stilistiche per rendere più efficaci le esecuzioni dei compagni con il supporto dei docenti. Il coro polifonico ha partecipato molto volentieri a questa iniziativa, come per altre iniziative passate e messe in atto in seguito a questa esperienza. Esiste il coro polifonico, è stato fondato nell'anno scolastico 2009-2010 per celebrare il 150° anniversario di fondazione dell'Istituto Gambara. E ha sempre seguito le varie attività anche di collaborazione con gli altri licei presenti nel nostro istituto, commentando con le esecuzioni varie iniziative, in particolar modo quelle rivolte agli scambi culturali e ai progetti Erasmus. Diciamo che il coro incarna molto bene l'idea dell'accoglienza e dell'intercultura. Ha un significato anche simbolico, perché in un coro diverse voci provenienti e da esperienze differenti possono riunirsi per cantare insieme e per eseguire insieme brani. In questo frangente è stato particolarmente significativo appunto la presenza del coro, proprio perché il tema era quello dell'accoglienza, e quindi l'immagine di un coro che canta dà sicuramente maggior risalto a questo tema. Thank you.
Buongiorno, mi chiamo Marco Portinovis e mi occupo di teoria, analisi e composizione nelle classi del liceo musicale. E volevo presentare una delle iniziative avvenute all'interno del progetto Erasmus con l'Alfred Goesser Gymnasium di Bad Bergzabern, che hanno già anticipato le colleghe. In particolare volevo presentare l'attività riguardante l'Erasmus Lied, cioè questa composizione che il Liceo Gambara e il Gymnasium di Bad Bergzabern hanno composto insieme sul tema dell'accoglienza, quindi sulla cultura dell'accoglienza, sulla Willkommenskultur, e che per quanto riguarda appunto il liceo musicale ha avuto delle ricadute molto formative dal punto di vista didattico, perché appunto l'idea di questo progetto era di coinvolgere tutte le discipline di indirizzo, quindi l'aspetto compositivo, ovviamente, quindi il comporre la musica di questo inno per l'Erasmus, per l'aspetto interpretativo, nel senso che i nostri ragazzi hanno poi interpretato, quindi il coro del nostro istituto e anche il coro dell'istituto tedesco hanno interpretato questo brano composto dai nostri alunni. È stato importante anche per il supporto tecnico, quindi per la parte di tecnologie musicali legata alla formazione prevista nel liceo musicale, e anche, perché no, per storia della musica, nel senso che nella scelta dello stile con cui comporre il brano è importante appunto sapersi muovere e conoscere i vari stili musicali. Quindi si è trattato inizialmente in un laboratorio di composizione istituito apposta per questo progetto, quindi pomeridiano, extrascolastico, di comporre le musiche, ancora senza il testo. Quindi c'era questa prima fase in cui gli alunni iscritti a questo corso sceglievano uno stile musicale storico e una forma musicale con cui appunto comporre questo inno per questo progetto Erasmus. Una volta effettuato questo progetto, che è durato un anno, quindi l'anno scolastico 2017-18, la nostra scuola ha inviato tutti questi inni composti dai nostri studenti alla scuola tedesca, che ne ha selezionato uno, e su questo inno gli alunni appunto del liceo tedesco hanno composto le parole, quindi il testo di questo inno, in tedesco, perché il tedesco era la lingua veicolare di questo progetto. Quindi ecco, per questo dicevo che è stato un progetto di composizione collettiva, in cui appunto gli studenti hanno potuto condividere le proprie abilità e soprattutto esprimere insieme i loro valori. Il brano che è stato scelto appunto è stato un brano di Matteo Lombardi, che è stato appunto un alunno del liceo musicale, con il testo appunto scritto dai ragazzi del liceo tedesco. Se non che poi questo brano è stato eseguito in due versioni, nel senso che in Germania durante la fase di mobilità è stato eseguito dal coro tedesco nella versione in tedesco, e poi appunto con il nostro alunno Matteo Lombardi ha fatto anche una versione in italiano utilizzando una poesia di Henri De Luca che si intitola Non fu il mare, per invece l'esecuzione che è stata fatta presso il nostro istituto in seguito. Quindi questo brano appunto ha avuto due versioni che sono state rappresentate entrambe. Come vedremo, il brano non è soltanto per coro, ma prevede un solista, il coro, l'orchestra d'archi, un violoncello solista e il basso continuo. Quindi, ed è appunto in forma di lead, quindi appunto c'è stato uno studio anche sulle forme storiche. È stato importante questo lavoro, appunto dicevamo, non solo per l'aspetto compositivo, ma anche per l'aspetto interpretativo, nel senso che sia il coro tedesco che il coro del liceo Gambara
hanno appunto potuto interpretare musiche scritte dai loro stessi compagni, e questo appunto ha permesso un confronto più diretto sulle tematiche principali della formazione musicale, come la composizione e l'interpretazione, quindi uno scambio veramente tra ragazzi su quello che è lo stile, su quello che è l'interpretazione. Hallo, heute wollten wir über unsere Mobilitäten berichten. Und zwar wollten wir zuerst ein bisschen über die allgemeine Erfahrung erklären und danach über die Schule. Dann wollten wir auch über die Schwierigkeiten, die wir so getroffen haben, ein bisschen sprechen. Und zum Schluss noch die Soft Skills, die wir erworben haben und die man braucht, um ein solches Erlebnis zu machen. Also wir haben eine langfristige Mobilität durchgeführt. Das heißt, ich habe 5 Monate in Stuttgart gewohnt und Beatrice hat 6 Monate in München gewohnt. Wir haben bei einer Gastfamilie gelebt und ein lokales Gymnasium besucht.
Mein Gymnasium war das neue Gymnasium Leibniz und das ist ein sprachliches Gymnasium. Beatrice hat das Obermenzige Gymnasium in München besucht und das ist ein bilinguales Gymnasium. Unsere Mobilitäten wurde von einem Stipendium ermöglicht, der von der Europäischen Union gegeben wurde. Eine fremde Kultur kennenlernen, so unsere Erfahrung war eine Einmal-in-Leben-Erfahrung und war ein komplettes Eintauschen in der Kultur. Diese Slide betonte und unterstreicht den Unterschied zwischen was wir in der Schule lernen, so mehr theoretisches Wissen und was eigentlich ist, in einem anderen Land zu leben, so Kultur, Sprache, wie wir geschrieben haben, die ständige Nutzung und so die Übung der Sprache ist ganz wichtig und es ist die bessere Weise, um das Land und die Kultur, die Tradition zu entdecken. Dies ist und dann Alltag, so was die Gewohnheiten und als Lifestyle, die wir in diese Erfahrung entdeckt haben und gelernt haben, war auch dank der Familie und was das Leben und wie das Leben in diesem Land ist. Wir haben auch viele Freundschaften geschlossen und war ein Schlüsselpunkt der Erfahrung und ermöglichte die ermöglichte unsere die unsere diese Entdeckung. Dann also jetzt wollten wir ein bisschen über die Schule sagen, weil natürlich ist es nicht nur so eine Reise, man geht zur Schule. Und was wir besonders verschieden von der italienischen Schule beobachten konnten, ist, dass die deutsche Schule viel praktischer als die italienische ist. Das heißt, es gibt keine Frontalunterricht oder keine Vorlesungen. Die Unterrichts sind oft durch Gruppenarbeiten durchgeführt oder Übungen. Also es sind die Schüler, die Unterrichten machen. Und oft, besonders in Physik und Chemie, gibt es Experimente vor der Theorie. Also man macht zuerst ein Experiment und beobachtet, was passiert. Und danach lernt man die Theorie und wie man das analysieren kann. Und auch die Tatsache, dass in der deutschen Schule Kunst und Musik pflichtig sind und mit Kunst ist praktische Kunst gemeint, nicht Geschichte der Kunst, ist ein Merkmal und es ist eine Förderung der Kreativität. Außerdem ist die deutsche Schule hält für sehr wichtig, dass die Schüler schon etwas über die Erwachsenenwelt kennen. Und das würde durch Praktikum ermöglicht. Das heißt, dass die deutschen Schüler eine Woche pro Jahr in einem Geschäft arbeiten und sie können dieses Geschäft selbst auswählen. Und dadurch kann man schon entdecken und erfahren, was man später machen möchte. Und auch die Aktualität ist sehr wichtig in der deutschen Schule. Man wird in der Unterricht wird oft über Aktualität gesprochen und auch diese Treffen mit Vertretern der Parteien ermöglichen den Schülern besser informierter zur Wahl zu gehen. Und auch es gibt oft Treffen mit Studenten der Universitäten, immer für das Ziel, dass man früher weiß, was man später machen möchte. Als Methode haben wir auch das Referat ausgewählt.
Es ist mit Peer Education und Peer to Peer verbunden, so diese Weise, um Unterricht zu haben, so die das Lernen wird aktiver und gibt diese die Möglichkeit, mehrere Fähigkeiten zu entwickeln, die Fähigkeiten, die wir und die Schüler erwerben, sind digitale Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten. Wir die Schüler müssen sollten die Quelle auswählen, die zuverlässig sein sollten. Und die Tatsache, dass sie Recherche machen müssen, könnte auch motivierend sein. Die Schüler können eine persönliche Aussicht und auch Beiträge zum Unterricht bringen und die und sodass der Unterricht ein Austausch wird, so also ein Austausch von Wissen und von auch Kuriositäten sein kann. Dann haben wir die Beobachtung der Situation heutzutage. Der Unterricht ist immer mit der Aktualität verbunden, sind nicht nur theoretisches Wissen, sondern verstehen, was eigentlich in unserer Welt passierte und was wir auch, was wir machen können. So, sie fordern auch, dass die Schüler engagiert sind, so, dass die Schüler sich engagieren. Und also natürlich ist es nicht nur alles schön über diese Erfahrung. Es gibt auch Schwierigkeiten und Ängste. Mit Ängste meinen wir, dass die Dinge, die wir bevor wir vor der Abreise Angst hatten und die nicht nicht nur so, es heißt nicht, dass sie alle verwirklicht haben. Und eine davon war die Sprache. Wir hatten Angst, Fehler zu machen, aber was wir erfahren haben, ist, dass es ist total normal. Deutsch ist nicht unsere Muttersprache, also und die Deutschen wissen es. Sie erwarten nicht, dass wir perfekt sprechen. Und natürlich kann man ein bisschen Angst haben, aber man muss nicht sich zurückhalten wegen diese Angst. Und man kann auch Angst vor Heimweh haben, aber das ist etwas, das wir nicht wirklich erfahren haben, weil man führt ein Leben da und man denkt nicht wirklich daran, was in deinem Heimatland passiert. Dann kommen die Schwierigkeiten und die sind besonders so Gefühle, weil man ist nie wirklich vorbereitet auf diese ganzen Gefühle. Also ich hatte oft das Gefühl, als ein Gast, immer ein Gast zu sein. Das war zum Beispiel in der Schule. Die Lehrer wussten, dass ich nur 5 Monate lang da bleiben würde und wollten nicht ihre ganze so Methode verändern, nur für mich. Aber dadurch haben wir gelernt, um Hilfe zu bitten, weil wenn man so nach vorne geht und fragt, ich brauche Hilfe, dann sind sie normalerweise sehr nett und helfen dir. Und auch mit der Mitschülerinnen sich zu integrieren, kann es schwierig sein, weil auch hier sie wissen, dass man nur eine bestimmte Zeit da bleibt und dann zurück in dein Heimatland geht. Also, aber das ist nicht immer der Fall. Wir haben super nette Leute kennengelernt, mit denen wir immer noch in Kontakt sind. Auch die Gastfamilie. Natürlich kann es schwer sein, besonders am Anfang, aber dann lernt man sie kennen und sie sind sehr nett und sie helfen dir. Sie sind auch eine Unterstützung. Und nach der Zurückkehr, hatten wir dieses Gefühl, nicht genug gemacht und erlebt zu haben. Aber das Ding ist, wir
alles, was wir gemacht haben, ist ein Plus. Also wir haben etwas mehr gemacht, als ob wir hier geblieben wären. Also auf jeden Fall, ja, es gibt Dinge, die vielleicht wir noch also mehr gemacht hätten können. Aber alles, was wir gemacht haben, ist etwas mehr, als was wir hätten gemacht hätten hier. Und auch diese Nostalgie, weil nach der Rückkehr hat man das Gefühl, dass man ein Leben hinter sich gelassen hat. Weil auf jeden Fall 5 Monate oder 6 Monate sind genug, um ein Leben aufzubauen und Freundschaften zu schließen und ein ganzes Leben zu führen. Und man muss das plötzlich alles hinter sich lassen. Mit der Gastfamilie kann es Probleme geben, wenn es ein komplett anderes Lebensstil, wenn sie ein komplett anderes Lebensstil haben. Aber man muss bereit sein, seine Gewohnheiten zu ändern und mit ihren Gewohnheiten umzugehen. Soft Skills. Soft Skills, wir meinen damit Fähigkeiten. Und wir werden anfangen mit der Fähigkeit, die man braucht, um ein solches Erlebnis zu machen. Und wir haben im ersten Punkt Flexibilität und Anpassungsfähigkeiten genannt. Das heißt, was wir vorher gesagt haben, also bereit sein, seine eigenen Gewohnheiten zu ändern. Weil wir sind die, die in ein anderes Land gehen und wir sind die, die unsere Gewohnheiten ändern müssen. Die Deutschen sollten nicht an uns anpassen. Und man sollte diese Erfahrung mit sehr viel Neugier und Öffnung durchführen, weil was ganz überraschend von der Welt ist, dass es gibt eine ganze Menge Menschen, die komplett verschieden sind. Und das ist das Überraschende von der Welt. Also man muss sich erstaunen lassen. Und auch Geduld und Entschlossenheit. Wir haben das genannt, weil es ist nicht super schnell ein Leben auszubauen. Man braucht Zeit und das wird nicht etwas, das von einem Tag auf den anderen gemacht wird. Man braucht ein bisschen Zeit, um die Leute kennenzulernen, mit der Schule sich vertraut zu machen und mit der Familie sich wohlzufühlen. Aber wenn man diese Geduld hat, dann kommt das alles von selbst. Soft Skills, also was wir erworben haben, also was erwebt man. Unabhängigkeit, die Tatsache, dass wir selbstständig waren und die Tatsache, dass die Unterstützung unserer Eltern fehlt, ist immer eine Weise, um sich selbst auf der Probe zu stellen. Wir müssen verstehen, dass diese Erfahrung auch eine Herausforderung ist, aber es ist eine gute Weise, um sich selbst zu kennenzulernen und es ist verbunden mit der Selbsteinschätzung. So, wir verstehen, welche unsere Grenzen sind, nicht nur, was wir immer gedacht haben, so was wir, ich kann ich habe diese Fähigkeiten und diese sind meine Schwäche, sondern ich verstehe, dass ich meine Ängste überwinden kann und dass ich mehr als was ich glaube machen kann. Sich einbringen, also die Sprache ist natürlich ein Schlusspunkt, weil wir die Sprache nicht mehr als, als Fach so sehen oder halten, sondern wie ein Mittel. Wir brauchen die Sprache, um neue Leute zu kennenzulernen oder um diese Erfahrung am besten zu erleben. Selbstbewusstsein, ich glaube, dass die Tatsache, dass du immer um Hilfe bieten musst, oder, und es ist normal, du bist
wir können sagen, alleine, nicht einsam, sondern einfach alleine. So, du hast, du musst diese Unterstützung finden. Du bist dort als Austauschschülerin, als, als du, als Person und nicht mehr als ein Stück von deiner Ergebung, so nicht Umgebung, nicht mehr. Und du musst verstehen, dass die ein bisschen unsicher zu fühlen ist normal und ist auch eine Weise, um deine Persönlichkeit zu ändern, auch ein bisschen zu verbessern und um Aspekte der deiner Persönlichkeit zu verstehen. Und ja, so ich würde sagen, dass diese nur sind wirklich wenige Punkte unserer Erfahrung, um unsere Erfahrung zu beschreiben, aber sie sind die wichtigste, um zu erklären, dass die Schwierigkeiten, die schon Rebecca genannt hat, sind nur die ersten Punkte, um unsere Persönlichkeit und sich selbst zu verbessern und zu ändern. Also wenn jemand gerade zuhört, der so nicht weiß, ob er auch ein solches Erlebnis machen möchte oder nicht, wir sagen, wenn du die Möglichkeit hast, mach das, aber nur wenn es nicht eine Weise ist, um von deinen eigenen Problemen zu entfliehen. Das heißt, dass wenn du gerade nicht zufrieden mit dir selbst bist, denk nicht, dass einfach weggehen diese ganzen Probleme auslösen wird, weil man bringt sozusagen die Probleme mit, aber es ist auch eine Weise, diese Probleme besser zu verstehen und man kann sie auch überwinden. Und natürlich die Frage oder die Gedanken, zum Beispiel, lohnt es sich, diese Erfahrung zu leben, diese Herausforderung zu haben? Ja, natürlich, wie wir schon gesagt haben, können wir Schwierigkeiten finden, aber sie sind nicht, sie sind einfach ein Stück von eine Erfahrung, die unser Leben wertvoller, einfühlender und, wie wir geschrieben haben, auch besonderer macht. Könnte eine, es ist diese Erfahrung ändert sich nicht nach diesen 6 oder 10 Monaten, sondern es ist einfach der Anfang von eine andere Weise, um zu leben und um mit den Leuten, mit den Herausforderungen, mit den Situationen umzugehen. So. Also wir bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit und wir bedanken uns auch auf jeden Fall nach Erasmus für diese Möglichkeit. Und danke. Ja.